Allora, io invito i cittadini innanzitutto ad andare a votare, perché questo referendum è un referendum oppositivo, è un referendum che serve alle minoranze, cioè a chi non è d'accordo con la riforma costituzionale, perché la Costituzione è e deve essere la legge di tutti, per poter dire no a una riforma costituzionale che è veramente una riforma profondamente sbagliata, perché taglia la rappresentanza, mortifica il sud e le periferie a scapito delle zone più abitate del paese e perché fondamentalmente è il primo pezzo di una riforma più grande, che è una riforma con dei forti elementi critici e antidemocratici, possiamo dire. Il fatto che si dica ormai esplicitamente che dopo questa riforma ci saranno poi il divieto di mandato imperativo e il monocameralismo non solo non colpisce la casta, come dicono i proponenti, però aiuta proprio i poteri, diciamo così, che rappresentano in qualche modo le maggioranze già reali del paese a esercitare indisturbati il proprio potere. Anche la modifica della legge elettorale è una modifica che però non cambia il meccanismo dei nominati. Quindi avremo un Parlamento più piccolo, un Parlamento dove continueranno a sedere i nominati, un Parlamento che, viste le dimensioni, di fatto sarà privato di buona parte del tempo e delle energie per esplicare la funzione principale in una democrazia per un Parlamento, la funzione legislativa. È il disegno che abbiamo già visto più volte fallire con le riforme più grandi, ovvero il disegno che vuole spostare nelle mani di oligarchie o comunque di organismi facilmente controllabili il potere legislativo del Paese. Non a caso questa riforma modificherà, tra le altre cose, il quorum per modificare la Costituzione con il solo voto dei parlamentari, e questo non è un caso. Se mettiamo questa riforma insieme alle altre riforme che vengono proposte, il divieto di mandato imperativo, oltre a questa anche il monocameralismo, ci troveremo molto probabilmente in un prossimo futuro ad avere un Parlamento di 400 nominati, dove tra l'altro le minoranze non troveranno espressione. Va da sé che regioni che esprimono pochi deputati e pochi senatori, ecco, questi deputati e senatori potranno essere eletti soltanto dalle forze più grandi. Un ultimo elemento che mi sta molto a cuore è il fatto che minore è il numero delle assemblee elettive e minore è la possibilità per le donne e i giovani, che sono i gruppi meno rappresentati in questo paese, di entrare a far parte degli organismi elettivi e quindi di fatto di poter esercitare quella enorme funzione innovativa che invece potrebbero esercitare. Vi ringrazio tutti, buon voto e mi raccomando, riflettete bene, non votate di pancia. Grazie.